ancora dolci per la colazione? Dai! Un bel plum cake al limone. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi, come vi ho detto nell'intro, prepareremo insieme un buonissimo plum cake al limone. Un vero, vero toccasana per cominciare alla grande la giornata. Non hai nulla da dire? Meglio, spostiamoci di là e andiamola a preparare insieme. Ed ecco i nostri bellissimi ingredienti per il nostro plum cake genuino al limone. Allora, 130 g di zucchero di canna. Tutti gli ingredienti che vi do in maniera integrale, voi potete trasformarli in cose raffinate. Quindi lo zucchero potete usare del normalissimo zucchero bianco. 250 g di farina integrale, 2 uova intere, tutto quello che vedete qua è biologico, quindi le vie sono bio, una bustina di lievito, io ce l'ho di mais, la scorza di 2 limoni, il succo di un limone e in totale 8 cucchiai di liquidi. Cosa significa? Che vedrò quant'è il succo in cucchiai, il resto aggiungerò acqua fino ad arrivare a un numero di 8 cucchiai complessivi di liquidi. Quindi se il succo di limone è 2 cucchiai, metterò 6 cucchiai di acqua. E via dicendo. Adesso cominciamo subito la preparazione. Come prima cosa separiamo i tuorli dagli albumi. Monto questi a neve e invece monto gli albumi a neve e i tuorli con lo zucchero. Aggiungo l'olio e continuo ad amalgamare questi ingredienti. All'interno di questa terrina grattugio la scorza dei 2 limoni. Mi raccomando, questi che siano bio, con scorza edibile. Adesso aggiungo il succo di un limone e vi ricordo di versarlo a cucchiai, perché in totale i cucchiai di liquidi dovranno essere 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e con acqua 7 e 8, ok? Amalgamo di nuovo bene il tutto. Unisco il lievito alla farina. Fatto ciò, unisco la farina. Uniamo gli albumi e mischiamo tutto bene insieme. Prendo il mio stampo ben foderato e verso il contenuto. E adesso dritto in forno, 180 gradi per 35-40 minuti. Fate sempre la prova a stecchino. Forno ventilato. Benissimo, toglierlo dalla sua forma non sarà per niente difficile, perché basterà tirare i lembi e lui verrà fuori, però io lo faccio ancora raffreddare un pochino e poi lo tirerò fuori. Freddi, però già vedete com'è bello l'impasto, promette molto molto bene. Fatelo e ditemi cosa ne pensate. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Simpatici amici, avete visto com'è semplice fare questo simpatico plum cake, soprattutto buono, sempre simpaticissimo e buono, con questa simpaticissima donna, questo simpaticissimo plum cake al limone. Veramente, mi raccomando, utilizzate limoni bio e possibilmente italiani. Sicuramente bio, mi raccomando, non fate la sciocchezza di mettere limoni trattati all'interno delle torte, fanno malissimo, male, è veleno, veleno. Cosa? Niente, quello sto fatela alla vaniglia. Mettete un po' di essenza di vaniglia, se non le mettete limoni buoni viene buono lo stesso. Bene, provate il nostro plum cake. Potete farlo sia nella versione integrale che nella versione invece bianca, quindi con farina bianca e zuccheri raffinati, e potete sostituire anche l'olio con lo stesso quantitativo di burro. Verrà buonissimo lo stesso. Bene, scegliete voi la forma del vostro scegliete voi la forma più consona al vostro palato. L'importante è che ci ritroviamo sempre qui. E quindi anche voi provate questo plum cake
al limone e fateci sapere com'è. Mi raccomando, condividete questo video il più possibile. Io sto vedendo come un imbecille perché non so più detto. Va bene. E noi ci rivediamo presto. Sulle vostre tavole, se ho detto qualcosa di brutto, scusate. Cattiva.